Secondo aspetto però è stato lavorare molto sugli spazi, perché mentre nei primi 2 anni abbiamo parlato del tempo, liberiamo il tempo delle persone, queste 2 ore magiche risparmiate che anche quest'anno rimisureremo, però il tema degli spazi forse è un modo nuovo di vedere il lavoro agile, quindi provare a vedere con occhi nuovi gli spazi che si hanno, o utilizzare davvero spazi diversi, anche per uscire a una delle critiche del lavoro agile che è ma se sono sempre a casa, se sto a casa perdo socialità, oppure a casa ho i miei figli e non riesco a essere efficiente. Ecco, il lavoro agile non vuol dire necessariamente da casa, vuol dire magari anche ragionare in modo diverso sugli spazi che ho a disposizione. È un tema molto interessante per il Comune di Milano, che ha tantissime sedi dislocate su tutto il territorio milanese, che spesso è visto come un problema e quindi come un ostacolo, avere troppe sedi non è efficiente, però in questo caso per il lavoro agile diventa invece un asset, perché noi in questa settimana, in tutta la settimana, possono scegliere in che sede andare, avendo noi caricato sul nostro sistema delle postazioni che sono vacanti. Un datore di lavoro come il Comune di Milano, che ha 13.000-14.000 dipendenti o persone che lavorano, capite che ha un numero fisiologico di persone che sono a casa o sono via o sono distaccate da un'altra parte, le loro postazioni sono libere. Quindi da questa settimana e rimarrà per sempre, c'è la possibilità dei dipendenti del comune di scegliere una sede più vicina a casa loro in certi orari. Altro tema è quello dei coworking. Quindi il coworking di Milano sono stati messi in rete quest'anno, utilizzabile tramite un'app che si scarica dal telefonino, e per domani sono gratuiti, quindi anche qui l'accezione è messa sugli spazi, quindi questa volontà di lavorare con 2 ottiche, spazi nuovi all'interno del comune, spazi nuovi della città, finalmente messi in rete, fruibili e utilizzabili da questa. Tende anche come una politica temporale della città, cambia addirittura l'assetto fisico della città, perché se vogliamo favorire il lavoro agile la città deve dotarsi di luoghi dove si può fare. Quindi oggi qua, ripeto, forse è un po' una forzatura benefica, perché è un esempio importante, però fare le isole digitali con la possibilità di ricaricare il telefonino permette alle persone di avere luoghi in cui, mal che vada, ricarica la sua strumento di lavoro e percorre la sua giornata agile in giro per la città.